si è svolta dal 20 al 22 ottobre scorso, organizzata dal Club Mille Miglia, la Coppa Mazzotti 2017. Edizione da record. 147 equipaggi iscritti, 50 vetture anteguerra, 23 equipaggi provenienti da altri paesi, 280 km attraverso scenari straordinari, tra le province di Brescia, Verona e Mantova. Diamo la parola ai protagonisti. Max, un'edizione da record? Ma sembra di sì, nel senso che noi eravamo come al solito preparati ai 100 equipaggi, ovvero ai 200 amici, abbiamo superato abbondantemente i 150, per cui è sicuramente l'edizione dei record. Come sempre un grosso parterre, tantissimi top driver, auto fantastiche, tantissime anteguerre, equipaggi di tutta Europa. Ma devo dire che intanto, come avevo già ribadito l'anno scorso, ci sta dando ragione la formula di due giorni, perché siamo a venerdì e gli stranieri sono già arrivati tutti, anche perché stasera c'è questa cena e pernottamento a Sirmione, per cui per loro è un po' una vacanza. E quindi abbiamo equipaggi veramente dal quest'anno abbiamo anche due americani, abbiamo un po' di inglesi, Belgio, Olanda, che come sempre fanno da padroni come la Mille Miglia, e macchine, devo dire, tutte bellissime. Credo che abbiate fatto già un giro, ma tutte cose belle. Senti Max, ma si preannuncia una sfida in casa, Club Mille Miglia con Mille Miglia? No, non credo, noi non abbiamo, io continuo a dirlo e continuo a sostenerlo, noi non abbiamo velleità di costruire una manifestazione che vada in competizione con le manifestazioni più titolate, tipo appunto la Mille Miglia piuttosto che il Tazio Nuvolari. È vero è che oggi con questi numeri credo che noi siamo la terza manifestazione d'Italia per numero di iscritti, per cui un qualche sogno nel cassetto forse cominciamo anche a tirarlo fuori, ecco. Stefano Ginesi, ben trovato. Grazie, siamo arrivati bene oggi, grazie. Allora, provenienza svizzera, Porsche 914/6, Viper Green, bellissima. Esatto, del 70, proviamo a fare bene, con i tubi è un po' difficile, però fa molto piacere guidarla. Senti Stefano, passione per la regolarità quando nasce? Da proprio quella regolarità, anche campionato italiano 2 anni fa, ho incominciato a allenarmi un pochino e andiamo piano piano avanti. Ma è un'altra scusa per visitare il nostro bellissimo paese, visto che tra l'altro io so che tu hai, diciamo così, una storia italiana familiare? Hai ragione, sì, giravo tanto in Germania, però dai, l'Italia è l'Italia, è la mia origine, è fantastico essere sempre qua con voi. Senti Stefano, quante Coppe Mazzotti, presenza, numero? Questa è la seconda che faccio. E allora ti devo chiedere quali sono le aspettative dell'equipaggio? Proviamo a fare nel raggruppamento un buon risultato, speriamo il podio. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo domani. Grazie hermano, anche a voi. Che ne pensate di questa edizione, l'edizione record, quasi 150 macchine al via, comunque un tributo al Club Mille Miglia? Chiaramente fa piacere avere a Brescia un numero così elevato di macchine, chiaramente qua siamo nella casa della Mille Miglia, è un giusto tributo. Come è nata questa, diciamo, oltre al rapporto personale e all'amicizia, questa voglia di gareggiare insieme? C'è un aneddoto particolare, com'è che avete deciso, facciamo la prima gara insieme? Facciamo la prima gara insieme, è nata col discorso Mille Miglia, perché abbiamo fatto le ultime tre insieme, gli ultimi 3 anni li abbiamo fatto insieme, anche perché questa macchina chiaramente ha un coefficiente decisamente più interessante di altre macchine che abbiamo, e abbiamo detto ma sì, facciamolo insieme, anche perché quando siamo insieme ci divertiamo sempre, è per quello. Dopo qualche piccolo buon risultato ce l'abbiamo anche noi, cioè la Mille Miglia quest'anno siamo andati 20esimi, è per noi un buon risultato. Presenza alla Coppa Mazzotti 2017, scuderia Volvo, con che macchina servi? Con una P120 Amazon del 58, è la nostra prima partecipazione e sono tutti presupposti che sia una bellissima gara, cercheremo di dare il massimo come sempre. Stanno un'edizione da record, più di 140 auto al via, tutti top driver, te incluso quest'anno la partenza, tantissime anteguerra, vogliamo dare una previsione? Per noi, appunto, con tante anteguerra sarà durissima poter stare al passo nei primissimi, però non mancherà sicuramente la nostra volontà di farlo. Più di 20 top, siamo fra i pochissimi noi, l'altro mio compagno di scuderia Zanasi, top non anteguerra, però cercheremo di stare al passo degli altri. Ragazzi, allora, Coppa Mazzotti, siete al via con che vettura? Siamo al via con una macchina che era presente anche l'anno scorso, una 508 Sport del 33, carrozzata Figini,
è una carrozzeria speciale e confermeremo la presenza anche degli altri anni passati. Dal punto di vista strettamente tecnico, visto che voi siete dei top driver e avete anche svariate macchine all'interno della vostra collezione, quali sono le differenze tecniche di prestazione e le accortezze che dovete avere alla guida tra un modello e l'altro? Una macchina così piccola rispetto a sempre alle altre? Ogni macchina ha le sue peculiarità, tra cui questa è una macchina molto maneggevole, un po' difficile da guidare sul bagnato, un po' più nervosa se vogliamo dire, se vogliamo paragonarla all'OM e all'Aprilia, però è una macchina furba, questa bisogna dosarla un po' di più perché è molto più nervosa e sul tubo a volte cerca di anticipa un po' i tempi di sul tubo, super sostato. Ultima gara della stagione, vogliamo fare un piccolo resoconto del 2017, com'è andato? Ma è partito non molto bene, abbiamo avuto un po' di problemi, poi verso metà annata abbiamo iniziato a girare col nostro ritmo e abbiamo avuto anche qualche buon risultato. Mi sembra ottimo i risultati, dai. Insomma, siamo contenti comunque. Partenza sabato 21 ottobre dal Museo Mille Miglia. Ci attendono 92 prove cronometrate, 3 prove di media e tantissimi trofei da assegnare, intitolati a personaggi che hanno fatto la storia del motorismo, tra cui Marzotto, Munaron, Patrizzi ed un trofeo dedicato all'amico Mauro Firmo. La gara entra subito nel vivo. Da Brescia verso Gussago, Rovato, Chiari, con il consueto passaggio a Villa Mazzotti, Capriolo, Gavardo e arrivo di tappa nella sempre accogliente Sirmione. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato. Ciao, buona mattina. Allora, la pioggia è finita, già una buona notizia. Senti, la giornata di ieri com'è andata? La giornata di ieri è stata un po' problematica. Più che altro perché le prove erano un po' angolate, io avendo un camion abbastanza lungo e pesante e tra l'altro con la guida a destra ho avuto un po' di difficoltà. Senti, qual è la difficoltà che hai avuto maggiore con una macchina di questa dimensione e anche di questa portata? Allora, con i tempi, a parte qualche piccola prova, con i tempi si andava bene. Il problema era proprio erano angolate e quindi chi ha la macchina piccolina riusciva a mettersi dritto. La difficoltà mia era proprio mettermi dritto sul tubo e quindi andavo sempre sopra con la ruota di sinistra. Tra l'altro batto io, faccio tutto dalla mia parte destra e quindi ho fatto i miei anticipi, i miei errori. È andata così, insomma, sta andando così. Adesso vediamo se oggi cambia, ma credo l'impatto un po' sulla gara di De Mori è quella lì, un po' è difficoltosa, è una bella gara, difficoltosa. Ho sbagliato la macchina per questa gara, dovevo prendere un po' più piccola, un po' più corta, ma la prossima, adesso lo so, il prossimo anno sarà diverso. Domenica 22 ottobre, partenza da Sirmione, tappa attraverso Pozzolengo con il trofeo Roberto Gaburri, Parco Sigurtà, Volta Mantovana e Montichiari. Arrivo all'aeroporto di Ghedi per le ultime prove cronometrate. Pranzo finale e cerimonia di premiazioni all'interno dell'hangar del settimo stormo, i Diavoli Rossi. Dopo una lotta sul filo dei centesimi di secondo, la gara vede vittoriosi Andrea Vesco e Andrea Guerini su Fiat 508S Balilla Sport. Al secondo posto Aliberti Maffi su Fiat 508C e al terzo posto l'equipaggio Turelli Turelli su Fiat 508 Balilla. Come sempre, la Coppa Franco Mazzotti è una delle gare valide per il challenge Aido Auto Storiche. A sottolineare ulteriormente lo spirito di solidarietà, la Coppa Franco Mazzotti ha ospitato un progetto di raccolta fondi per l'ospedale di Gardone Valtrompia. Il Club Mille Miglia e la Coppa Franco Mazzotti vi aspettano per l'edizione 2018. coppafrancomazzotti.it. È stata un'altra bella soddisfazione, insomma, ci tenevamo a chiudere bene la stagione, ci siamo riusciti con l'appuntamento della scorsa settimana e questo in particolar modo. Per noi adesso un po' di riposo, il mio navigatore si dedicherà un po' alla caccia, io un po' all'organizzazione di altri eventi, insomma, ci rivedremo nel 2018. Andrea Guerini, un'annata trionfale? Sì, un'annata trionfale, diciamo una copia e incolla del 2016, devo dire, perché è stata ricca di soddisfazione anche quest'anno. Siamo impegnati molto e i risultati sono arrivati, devo dire che
complimenti davvero anche Andrea, perché visto che è la gara conclusiva della stagione prendo l'occasione per fargli complimenti, perché come sempre è stato superlativo. Cambiano le gare, cambiano le auto, non cambia il risultato. No, diciamo, dai, come piace chiamare, a me sono anni fortunati. Diciamo che alla base c'è l'esperienza, alla base c'è l'amicizia, c'è feeling, perché in quell'abitacolo lì io e Andrea ci capiamo al volo, quindi che dire. Sono anni di soddisfazione, spero che ce ne siano tanti, perché alla fine devo dire che il lavoro paga sempre, quindi quest'anno e l'anno scorso sono stati anni che meravigliosi, speriamo che appunto ce ne siano tanti altri. L'avvocato ha colpito ancora? Sì, quest'anno è stato un anno buono, arrivo da un buon filotto, sono reduce dal Garda, ho fatto l'assoluto, la Morandi anche, e questo secondo posto che dietro gli astronauti vale come un primo. Sapete che Vesco è in questo periodo della sua carriera irraggiungibile, io sono molto soddisfatto. Se uno guardava anche il parterre capiva che c'erano i migliori della specialità, oso dire italiana ma mondiale, perché corrispondono le due cose, e quindi c'erano tutti i siciliani e tutti gli amici, Turelli e tutti quanti, Salviato, dimentico tutti gli altri, insomma, e quindi arrivare secondi davvero mi riempie di soddisfazione, mi gratifica e sono contento. Qual è il segreto del vostro abitacolo? Ma il feeling, lo diceva prima anche l'amico Andrea Guerini, è importante quando devi arrivare a certi risultati, deve tutto funzionare. Loro sono più bravi di noi, è giusto che ci stanno davanti, noi stiamo raggiungendo un buon livello, ci stiamo vicini, e devo dire che anche qualche consiglio, io ho fatto qualche gara in meno, adesso abbiamo ripreso, abbiamo fatto subito l'assoluto col Garda assieme, la macchina perché per me era nuova, ma ha dato qualche consiglio Andrea Guerini, dunque è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, perché non mi tornavano alcune cose, dunque sono dei grandi campioni, lo dimostra anche il fatto che quando l'ho chiamato ho chiesto dei consigli. Me li ha dati, ecco. Non me li ha dati tutti, però, perché è arrivato ancora primo.